Se tu vai a prendere, cos'è che determina il fatto che tu stai meglio nel lungo termine in media? Cioè, quanti beni e servizi hai totali diviso quante persone siamo? Okay? Questo è il PIL pro capite. Boh. In termini di beni e servizi, cioè reali, non moneta. Se vai a chiedere agli storici dell'economia come varia quella roba lì nel tempo, loro ti dicono banalmente, quella roba lì cresce allo stesso tasso del, cioè quindi alla stessa direzione, stesso tasso della crescita della produttività. A questo punto però devi unirlo a che cosa? Al tema del reddito o del salario reale, cioè l'unico modo per cui davvero in maniera permanente, in maniera rilassata, tu puoi avere più salari reali più elevati e se la produttività sale, altrimenti mi viene da dire cose volgari, ce l'hai in quel posto, ecco. Perché non lo sanno raccontare? Perché hanno paura di raccontarlo? Per quale motivo non lo raccontano questa storia diversa? Perché non ci Ci credono, credo. ma proprio non ci credono. Non ci credono. Capisci? Che le cose che ha detto Riccardo, che alla fine la qualità della vita dipende da quanto efficientemente produci beni e servizi, questo vuol dire, le cose che ti servono. Perché, anche perché c'è questo è molto diffuso in Italia, perché è molto liceo classico, no? Che l'idea dell'italiano medio è che lui è un peripatetico, nel senso aristotelico della parola, sta all'accademia, ha dei fanciulli, delle persone attorno, discetta, beve da una coppa, sta sotto l'ombra dell'ulivo antico, mangia dell'ottimo agnello cucinato Spitfire e vive così, guardando ovviamente un bellissimo mare. C'è una delle cose più diffuse in Italia che è uscita anche attorno all'epidemia, all'epidemia, che lavorare è brutto, che chi lavora è una persona bassa. Notate che è tutto un atteggiamento aristocratico. Serva, serva. Allora, prendete quel punto di vista lì, no? Che la vita bella, la vita realizzata, la vita saggia, la vita giusta, la vita di chi sa vivere è quella lì e non questa bassa, no? Del Lavorare. sì, volgare di chi vuole lavorare, produrre, no? Tutte queste battute sul commenda, sull'imprenditore, no? Poi io sono anche di origine veneta. L'altro giorno parlo di una cosa, cioè arriva un cretino e dice: sempre sei proprio veneto, schei, schei, schei. Perché no? Mi viene anche un po' da ridere pensando alla mia vita, cioè ho rinunciato a Goldman Sachs, mi pagavano stipendio 5 volte quello accademico per stare in accademia. Comunque, vabbè, schei, schei. Ma vabbè, prendiamo quel punto di vista. Non si rendono conto queste persone che se c'è stato un miracolo, un vero miracolo del progresso tecnologico, della crisi che loro chiamano capitalismo, negli ultimi 200 anni, è che mentre un tempo chi poteva godere del proprio lavoro, chi poteva pensare del proprio lavoro come piacere, desiderio di farlo, era un'elite dell'uno su 100.000, i Mozart, i Kant, il filosofo, al meglio il precettore del conte del principe. Sulla Adesso, produttività, non c'è centinaia soldi. di migliaia, milioni di persone, grazie a Carlo, riescono a fare dei lavori che gli piacciono. Quando per secoli gli esseri umani, con l'eccezione di pochissimi, no? Hanno dovuto dire lavoro proprio per vivere. Incorporato nella tecnologia, ma l'hai incorporato perché hai risparmiato e hai messo delle risorse non per il consumo. Cioè, cerca di far capire che se davvero pensi che il bello della vita è fare il filosofo o il poeta, quello che vuoi tu, allora hai bisogno di crescita. Hai bisogno di cambio tecnologico perché solo quello ti libera tempo e risorse per dedicarti a quello che ti piace. E Esatto. grazie a Dio la crescita maledetta produce addirittura lavori pagati, come il mio, credo anche quello di Riccardo, anche quello di Costa nella misura in cui gli piace la parte dell'insurance, del management, che è molto divertente perché ti stimola il cervello Ma e sei contento di farlo. voglio dire una cosa marxista, cioè la questione è che se tu sei più produttivo, la singola ora lavorata produce di più e quindi c'è più output, ci sono più beni e servizi in media, sostanzialmente a questo punto sei davanti a un trade-off piacevole, che è questo, ovvero puoi fare la roba alla marxista, cioè l'orario di lavoro diventa da una parte, cioè non diminuisci del tutto per rimanere alla produzione precedente, l'orario di lavoro. Però scegli di usare una parte della produttività per oziare. Il punto è che l'hai fatto, perché di fatto, a parte i workaholic come potremmo essere noi altre persone, cioè di fatto le persone sono passate da lavorare 16-14 ore al giorno a lavorarne
8, 7, poi tu sei pure su WhatsApp, bla bla bla, diventano 6, quello che è. Cioè, tu hai potuto beneficiare della tecnologia, molti miglioramenti tecnologici le fanno le imprese, le fanno degli beceri imprenditori che sono interessati a guadagnare di più perché così i costi scendono se si è inventato un prodotto nuovo. Oh, attenzione, riguardo a chi fa innovazione tecnologica, non è che io sono un pasdaran, cioè c'è anche l'innovazione tecnologica che fa lo Stato. A me piace, io dato che sono un po' arcaico nelle mie letture economiche, mi piace citare Antonio De Viti De Marco, e Antonio De Viti De Marco diceva: lo Stato fattore della produzione, però fattore della produzione, non dispensatore di danè, come si dice dalle mie parti. Lo Stato è fattore della produzione perché è dentro la produzione. E una parte ed è complementare ad altra roba, cioè serve, va bene, sinergico, come dicono quelli trendy, rispetto ad altri investimenti fatti dalle imprese. Questa logica produttivistica, per esempio, sarebbe piacevole trovarla di più nel sindacato, in questa dimensione, la dimensione della sostenibilità stabilizzante del salari reali più alti che crescono esattamente perché siamo più produttivi.